Ciao a tutti, guardate qua, primi accrediti per i risparmiatori truffati del FIR. La mia più grande battaglia la porto avanti dal 16 novembre 2015, data in cui hanno introdotto il bail-in, anzi il burden sharing in Italia, e poi dal 22 novembre quando hanno iniziato ad azzerare le quattro banche e nel 2017 le due banche venete. L'avevo promesso, eccolo qua. Sono addirittura arrivati perché il 4 ottobre, questo è di oggi, il 4 ottobre quando abbiamo detto che erano partiti i bonifici, nonostante tutto ci hanno continuato ad attaccare, i giornali dicendo sono partiti, non è vero, non sono partiti, chissà quando arriveranno. 4 ottobre, 8 ottobre, arrivati. Questa è una prima tranche, ovviamente ora inizia ogni settimana, ci sarà un migliaia di risparmiatori che riceveranno questi accrediti e io ho subito danni per 2 anni e mezzo, nonostante abbia portato a casa il risultato e l'abbia portato in tempi brevi, perché lo stanziamento dei fondi è di 3 anni. Sono passati 2 anni, c'è stato il Covid, un lockdown e c'è stato un governo che è caduto, e grazie a me l'8 agosto del 2019 è stato firmato il terzo decreto attuativo da Tria, perché se fosse stato per la Lega, ciao fondo per i risparmiatori, perché il 9 hanno fatto cadere il governo. Se non avessi pregato l'ex ministro Tria di firmare il decreto, non avremmo mai visto nulla. Siamo partiti già nel 2018 con le Iene, Monteleone, ve lo ricordate? Risparmiatori truffati dalle banche e beffati dal governo. Diceva che non avremmo mai fatto la norma perché eravamo succubi dell'Unione Europea. Dove sei, Monteleone? Dove sei? Perché non vieni? Perché non vai da risparmiatori che hanno ricevuto i fondi? Poi abbiamo anche Zanettin, che di Forza Italia, che continuamente, ogni mese ammette ansia ai risparmiatori, non vi arriveranno, mai pubblicato il decreto ufficiale, il decreto in gazzetta ufficiale, se non l'avessimo mai pubblicato di sicuro i rimborsi non sarebbero mai partiti, caro Zanettin. Poi abbiamo anche il Fatto Quotidiano, che il 9 giugno, la scadenza per ricevere tutte le pratiche era il 18 giugno, ma loro il 9 giugno, banche, milioni già spesi, ma ai truffati neppure un euro, era il 9 giugno. Il 18 giugno si scadeva la raccolta dei dati, bisognava fare il piano di riparto, era ovvio che il 9 giugno non potevano partire in base. Grazie per la che mi avete buttato addosso. Repubblica continuamente ha fatto ogni mese, ci faceva un bell'articolo, mille proroghe facendo sempre spaventare i risparmiatori, mille proroghe, stop sui rimborsi truffati delle banche. Stop, mi pare che sono arrivati. Oppure abbiamo Qui Finanza che raccontava a chi non era magari attento che erano 13 anni che i risparmiatori delle quattro banche e delle due banche venete combattevano per avere rimborsi. Le quattro banche sono state messe in risoluzione il 22 novembre 2015, 2020 sono 5 anni, 13, non so che conti facciate, e le banche venete addirittura dal 2017, quindi fate un po' voi, questa è l'informazione che abbiamo in Italia. Il Fatto, il 21 giugno, nonostante fosse finito il termine del 18 giugno, sempre qualche dubbio, secondo Villarosa bisognava attendere la scadenza per gli invii dei bonifici. E certo, se non raccolgo prima tutte le pratiche, non faccio il piano di riparto, di sicuro non potevo fare i bonifici il 21 giugno, 3 giorni dopo la scadenza del 18 giugno. E l'11 settembre 2020, il Corriere del Veneto mi scrive che qua non c'entra il Corriere del Veneto, ma più che altro la Lega, no? La Lega che volevano gli arbitrati, non volevano il forfettario come abbiamo fatto noi, e qua ha sostenuto il deputato padovano Massimo Bidonci, il governo ha detto che non ci sono ritardi nei rimborsi dei truffati delle banche, nonostante i programmi migliaia di cittadini non hanno ancora visto un centesimo. Ha fatto il sottosegretario, sa leader, conosce leader, decreti attuativi, la costruzione di una struttura, la verifica delle pratiche, e metteva in ansia i risparmiatori che poi mi scrivevano. Il 27 giugno, quindi un paio di mesi fa, il FIR è il miraggio dei rimborsi, il miraggio, bella la stampa nazionale. Poi abbiamo Next che ai tempi addirittura mi attaccava perché io avevo attaccato alcuni giornalisti che mettevano ansia appunto ai risparmiatori. Io dicevo c'è un iter ben preciso, ci arriviamo, non state tranquilli, siamo ancora nei tempi. E addirittura mi attacca perché avevo osato di mettere, perché io avevo attaccato dei giornali che osavano mettere in dubbio la realizzazione delle promesse pentastellate. Osavate mettere in dubbio le promesse pentastellate? Eccoli, i rimborsi sono arrivati? Sono arrivati? Le promesse mantenute? Mi pare di sì. E questo capita spessissimo col Movimento 5 Stelle. Poi abbiamo che fine ha fatto il decreto attuativo dei risparmiatori, poi abbiamo il 14 settembre, quindi 20 giorni fa,
e c'è il mistero del mezzo miliardo sparito, banche truffati aspettano, 18 mesi di annunci e misteri, poi abbiamo Vicenza Today e mi dice ma le associazioni vedono nero, abbiamo avuto anche delle associazioni come quella di Luigi Ugone che ci ha continuato ad attaccare continuamente dicendo che non avremmo mai, mai risarcito i risparmiatori, che non pubblicavamo i decreti attuativi, che non volevamo mettere che i soldi non c'erano, che sono decine di migliaia le famiglie si allontanano nel tempo i rimborsi. Cari tutti, vorrei ringraziare per questo risultato i vari Repubblica, i vari Ugone, i vari Zanettin, i vari Brunetta, i vari Monteleone delle Iene. Grazie a voi sono arrivati i risparmi ai rimborsi ai risparmiatori truffati. No, mi dispiace, grazie a voi è arrivata tanta ansia ai risparmiatori truffati, grazie a noi è arrivato il rimborso ai risparmiatori truffati. E ora seguiamo tutto l'iter, vediamo se continuerete a mettere ansia su questi risparmiatori che finalmente stanno ricevendo ciò che noi gli avevamo detto. Avrebbero ricevuto. Quindi buona giornata, oggi è una buona, scusate mi sono innervosito rileggendo gli articoli, ma oggi è una bella giornata e ci vediamo sabato perché alcuni risparmiatori a Padova ci vogliono ringraziare. Ciao a tutti.